e sono a 2. Per me se muri casa. Bentornati con l'odierna informazione di Italiato Notizie. Iniziamo subito dalla cronaca, o meglio, iniziamo con la presentazione di Marta, dell'associazione Dialogos di Corleone. Abbiamo il piacere di avere qui nei nostri studi una volta rappresentanza di questa associazione che vedrete un po' in onda a condurre il Italiato Notizie. Nella giornata del 22 dicembre 2009, i ragazzi di Dialogos, per concludere l'anno in bellezza, hanno per la seconda volta partecipato alla conduzione del TG di Teleiato. È sempre bello ripetere un'esperienza piacevole, costruttiva e interessante quale questa è stata. Vi chiederete cosa ci sia di tanto speciale. Beh, intanto l'aria che si respira all'interno della relazione è resa molto accogliente dall'esuberanza di Pino, dalle vignette satiriche appese ovunque nello studio, nonché da tutto lo staff. Notevole anche la professionalità con cui si lavora lì dentro. Persone che hanno cominciato magari per divertimento e ora lavorano seriamente facendo cronaca su cosa non va nella nostra Sicilia. È successo straordinario. Passare una giornata all'interno degli studi di Teleiato ci ha anche un po' aiutati a conoscere le attrezzature con cui i giornalisti sono in contatto ogni giorno e con cui lavorano. È stato facile prendere confidenza con le videocamere e tutto il resto, per non parlare poi delle emozioni che la diretta ha suscitato in noi. Pensare che nel momento in cui leggi quelle notizie, tutta la provincia di Palermo è lì a guardare te e, perché no, anche le tue gaffe. Siete il futuro, siete i giovani, siete il presente, quelli che potete darci una mano nella lotta contro i PDM. Sai cosa sono i PDM, no? Sì. Lo sai? No. No. I PDM sono i pezzi di merda, come chiamano noi mafiosi. C'è la risata generale da parte dei ragazzi, la pubblicità subito dopo, ancora notizie. E poi la frenesia di Maniaci, che assieme alla sua schiettezza, alla sua competenza nel campo del giornalismo, è stato un ottimo supporto per noi che per la prima volta siamo stati catapultati nel mondo del piccolo schermo. La parte finale della giornata è stata dedicata a un'intervista concessaci da Pino Maniaci, dei contenuti molto interessanti, ma non vi anticipiamo nulla perché sarà pubblicata nel prossimo numero cartaceo.